Bentrovati, nuovo appuntamento con la lettura, con i libri, con gli scrittori. Oggi ritroviamo un amico di Padre Pio TV che ha scritto un libro che raggruppa un po', ecco, qualche consiglio su come essere genitori alla luce delle parole di Papa Francesco, delle riflessioni e delle domande molto interessanti. Lui è Antonio Fatigati, esperto in relazioni familiari, teologo, è stato già nostro ospite in un altro appuntamento con Tra le righe. Oggi lo ritroviamo per parlare del suo nuovo libro, I figli secondo Francesco. Ciao Antonio, ben trovato. Ciao, ben trovati a voi, grazie per avermi coinvolto di nuovo. Il libro edito dalle Paoline. E dunque, dopo l'amore secondo Papa Francesco, Antonio torni a lasciarti ispirare dalle parole del Pontefice per parlare di famiglia, figli e genitori. È così? E così, era anche abbastanza inevitabile, perché sai che Amoris Laetitia in realtà tra i vari capitoli ne ha più di uno dedicato all'educazione, ai figli e ai rapporti con i figli, e mi sembrava corretto, dopo aver parlato del rapporto di coppia e dell'amore tra coniugi, come dire, interessarmi e andare a approfondire quello che il Papa ha da dire rispetto all'educazione dei figli. E mi sembra una continuità importante, anche perché mi sembra di poter dire che non esiste un amore di coppia che non sia fecondo in qualche maniera, quindi era necessario, come dire, arrivare anche al frutto di questo amore, no? Quello che mi piace del libro è che si lascia leggere con grande facilità e semplicità. E ci sono le parole del Papa, c'è un passaggio, ci sono delle riflessioni, quindi per riflettere sulle parole del Papa, e poi c'è ogni capitolo è seguito da uno schema con alcune domande con cui gli stessi genitori possono confrontarsi, quindi, come dire, per andare un po' dal teorico al pratico in qualche modo. L'intento era esattamente questo, quello di partire dalle parole del Papa, che in sé sono anche, per la verità, anche molto chiare ed espressive. Però in qualche modo il tentativo è stato quello, partendo poi in realtà molto anche dalla mia esperienza personale, familiare e ministeriale, come uomo sposato, genitore, diacono, con attività pastorale, mi è sembrato utile poter fare delle riflessioni che tenessero conto di questa mia esperienza. È un po', come dire, una messa in pratica di quello che il Papa dice. Lo schema delle domande, guarda, questa è una scelta fatta con l'editore, che io ho condiviso molto, perché in realtà dà la possibilità a chi legge di interrogarsi e interpellarsi. È inutile, mi pare inutile, come dire, aggiungere parole se poi queste non intercettano la vita concreta delle persone. E non c'è niente di meglio che provare a stimolare con delle domande, chiedendo alle persone di guardarsi dentro. Tieni conto anche di questo, l'esperienza del libro precedente, quello che citavi sull'amore di coppia, ha avuto una buona fortuna nei percorsi pastorali, sui corsi fidanzati o nei gruppi famiglie. E lì ho rilevato io stesso personalmente come in qualche maniera la domanda fatta alla coppia, alle persone, ai coniugi, ai ragazzi che intraprendono il percorso, sia fondamentale perché si guardino dentro con un po' più di attenzione. Ecco che quindi, come rilevavi, questo schema finale con le domande mi sembra un valore aggiunto che può aiutare veramente a rendere più pratico quello che il Papa dice. Esattamente. Tante volte, Antonio, nei nostri appuntamenti con i frati presenti in studio, la domanda più ricorrente di molti genitori, soprattutto mamme, è stata: come faccio a convincere mio figlio a venire a messa con me la domenica? Tu dedichi un capitolo molto interessante, che è il capitolo 8, in cui appunto parli dell'importanza di non forzare ma di stimolare in merito alla trasmissione della fede. Ecco, quando rifiutano la messa oppure sbuffano di fronte agli impegni parrocchiali, che cosa fare? Allora, guarda, io credo che il primo equivoco sia questo: io devo davvero convincere qualcuno a venire a messa, mie figlie comprese, cioè
La messa è una sorta di obbligo e punto di arrivo, punto di partenza determinante. A me sembra che la messa sia un punto di arrivo nel percorso di fede e sia veramente un qualcosa di talmente prezioso che io non devo convincere qualcuno. La convinzione deve essere interiore. La forzatura non solo è controproducente, ma è anche fuori luogo, quasi senza senso, mi verrebbe da dire. La domanda che io mi permetterei di fare alle coppie che affrontano questo problema è un altro. Ma esattamente la fede che vi conduce alla messa della domenica, come la manifestate al di là della domenica? Cioè, il segno della croce la mattina, il segno della croce ai pasti, la preghiera insieme, l'esercizio della carità che è una delle condizioni che Papa Francesco rileva come fondamentali per rendere vera la fede, esistono. Perché il figlio non è che si preoccupi tanto delle parole che diciamo. Questa è l'esperienza di qualunque genitore. L'educazione sui figli raramente passa per le parole, passa fortemente dall'esempio. Le parole in realtà possono spiegare l'esempio, possono renderlo più chiaro, possono amplificarlo, ampliarlo, ma non sostituiscono l'esempio. Io posso usare tutte le parole che voglio nei confronti delle mie figlie, ma è l'esempio che loro vedono in me che possono interpellarli sulla questione della fede. È come mi vedono vivere che si pongono la domanda del perché della fede, delle ragioni della fede, della sostanza della fede. Arriveranno a messa senza sbuffare quando capiranno il tesoro prezioso che la messa è. Quando capiranno che la celebrazione eucaristica è il dono più grande che un uomo di fede può avere, non ci sarà bisogno di convincerli, capisci? Gli impegni parrocchiali ci si sbuffa contro, sì, se sono noiosi, se è qualcosa che non ci appartiene, ma se c'è qualcosa che non ci appartiene vuol dire che dentro manca un pezzo. Se io negli impegni parrocchiali, ma mi viene anche da dire, guarda, anche al di fuori degli impegni parrocchiali, riesco a realizzare un'attività caritatevole, ma non intesa come carità, come semplice aiuto economico, distribuzione dei beni, ma proprio attenzione alle persone. E allora, secondo me, non si pone il problema dello sbuffare. Io non riesco a immaginare qualcuno che di fronte a una persona che chiede aiuto si giri e sbuffi. Non riesco a immaginarlo in una famiglia religiosa un atteggiamento di questo tipo. Riesco a immaginare in una famiglia religiosa un atteggiamento di questo tipo se la scelta di recarsi in parrocchia è una scelta, come dire, ordinaria, abitudinaria, regolare, di cui si è perso il profondo significato. Sono perfettamente d'accordo con te, Antonio, davvero. E poi dedichi le ultime pagine del tuo libro ai giovani, che Papa Francesco invita a vivere, a non vivacchiare, a non guardare dal balcone la vita, a non perdere la speranza. Beh, parliamo di giovani che poi a loro volta saranno future coppie e futuri genitori. Beh, questo sì, ma guarda, io ho scoperto una cosa in realtà, che ero partito da Amoris Laetitia, poi l'editore mi dice, ma prova a vedere cosa il Papa però ha detto ulteriormente rispetto ai giovani, è stato un suggerimento illuminante. E ho ricostruito tutto il magistero dei discorsi, se possiamo chiamarlo così, che Papa Francesco ha realizzato in questi anni, a partire dalla sua elezione nel 2013. E mi sono trovato di fronte a un patrimonio incredibile, perché in più occasioni, poi io ho dovuto fare chiaramente una scelta, perché il libro Certo. chiaramente aveva un suo dimensionamento, ma in più occasioni lui ha detto delle cose straordinariamente belle. Spesso abbraccio parlando ai ragazzi e ai giovani. Queste cose mi hanno veramente sollecitato e interpellato tantissimo e ho pensato che fosse importante, come dire, recuperarle e metterle in evidenza. E qui poi escono delle frasi tipo quelle che tu hai citato, no? Del vivere e non bivacchiare, rifacendosi al beato Frassati, del scendere dal divano, non andare in pensione dal giovane. Su questo, guarda, io credo di poter riassumere così quello che il Papa dice ai giovani, che io ho cercato di cogliere e un po' di rilanciare. Tutto è movimento, la vita è movimento. Mettiti in cammino, non stare fermo. Non sai bene che strada troverai, però tu cammina, sembra dire il Papa, no? Se stai fermo non succede niente, non incontri gli altri, non vivi. La vita la osservi dall'alto, non ti immergi nella vita stessa.
non puoi stare su un barcone, dirà a un certo punto, devi scendere in strada insieme agli altri. Ecco, questo credo che sia uno dei temi più belli in assoluto. Fra l'altro, alla fine del libro, io, nelle conclusioni, dedico una riflessione, su un passaggio che a me colpisce molto, che è legato al testo della Genesi, che è il Dio che si muove. Il testo della Genesi, quando Adamo ed Eva peccano e si nascondono intimoriti dal gesto che hanno compiuto, è Dio che è in cammino, che si muove verso di loro. Allora, se c'è questo cammino originario di Dio verso l'uomo, come fa l'uomo a rimanere fermo? È un libro che consiglio ai genitori, consiglio agli insegnanti, agli educatori, ai catechisti e perché no, anche ai figli. Edito dalle Paoline di Antonio Fatigati, i figli, secondo Francesco, essere genitori nelle parole del Papa. Ringrazio davvero di cuore Antonio Fatigati, teologo ed esperto di tematiche familiari, per essere stato con noi e perché no, alla prossima occasione, al prossimo libro. Grazie Antonio. Grazie, grazie a tutti.